ovviamente darà un impulso sicuramente un tocco femminile di grande spazio. Ma bando alle chiacchiere, adesso la parola ovviamente va al nostro presidente Corrado Corazzini, che farà gli onori di casa, è un grandissimo anfitrione, e lui ovviamente ci porterà il saluto del nostro sodalizio. Adesso. Andiamo con questo, presidente. Forse abbiamo un secondo microfono quest'anno. Sì, perfetto. Dicevo che sono particolarmente felice di dare un caloroso benvenuto alle autorità, ai gentili ospiti e a tutti gli amici veterani in occasione del premio Sant'Ilario dello Sport. Ringrazio per la loro presenza il prefetto Luigi Viana, accompagnato dalla gentile consorte, il presidente della provincia Vincenzo Bernazzoli, che ci dovrebbe raggiungere fra poco, il direttore della Gazzetta di Parma, che anche lui ha assicurato la presenza, io spero che arrivi, ma gli impegni del giornale sono sempre tanti. Ringrazio il presidente del CONI provinciale Gianni Barbieri, il presidente del Panathon Ruggero Cornini, il presidente della Fondazione Banca Monte Roberto Del Signore, l'assessore allo sport della provincia di Parma Walter Antonini. Ringrazio anche per la presenza il segretario generale nazionale dei veterani Giuliano Salvatorini. E infine con loro ringrazio i graditi ospiti, primi fra tutti gli sportivi che oggi verranno inseriti nel premio Sant'Ilario. Ora devo ringraziare con tutto il cuore tutti voi, amici veterani, che sempre numerosi e con grande entusiasmo partecipate alle nostre feste. Dopo l'ultima edizione, la 35esima di Sport Civiltà, archiviata con manifestazioni di generale soddisfazione e con tanti complimenti, manifestazione che è stata divulgata su tutto il territorio nazionale tramite le più importanti reti televisive e le più note testate giornalistiche, dopo Sport Civiltà, dicevo, ci ritroviamo nel nostro covo per la prima manifestazione dell'anno. Il premio Sant'Ilario per tutti noi è molto importante, per due motivi principalmente. Primo, perché è la tradizionale festa della nostra famiglia. Secondo, perché vuol riconoscere e gratificare le passioni, le capacità, i sacrifici e i successi di società, di atleti, di dirigenti parmensi che hanno contribuito a divulgare lo spirito e le pratiche sportive. La lettura dei curriculum dei premiati è la conferma di quanto ho appena detto. Il covo che ci accoglie è la vecchia amica Corale Verdi, con tutto il suo calore, dove il nostro socio Sante con i suoi collaboratori ci offre la sua ospitalità, con la cucina tipica parmigiana dell'Oltretorrente. Per questo lo ringrazio, come voglio ringraziare per la dedizione e l'impegno profuso tutto il Consiglio Direttivo, con i vicepresidenti Renato Amoretti, Paolo Gandolfi e Corrado Marvasi, il collegio sindacale presieduto da Vittorio Madureri, la segreteria con Franco Criscuoli e Stefania Milani, l'addetto stampa Lucia Bandini, e poi ringrazio per la vicinanza il vicepresidente vicario nazionale Alberto Scozzi e il delegato regionale Walter Fassani. Adesso però vorrei inviare un grosso in bocca al lupo e assieme a tutti voi un calorosissimo applauso al mio segretario Silvio Bocchi, che è ricoverato in ospedale dove è stato ferito in un'operazione. Grazie. Ritorno agli amici conduttori Manuela Boselli di TV Parma e Pino Colombi, sapete, noto giornalista sportivo, anche loro il mio grazie. Chiudo augurando a tutti voi,
buon pranzo e una splendida festa. Presidente, c'è una novità dell'ultima ora, riguarda il rappresentante del questore che è arrivato al posto del questore, quindi questo ovviamente impreziosisce la nostra giornata. Non sapevo, sapevo che il questore ha ringraziato per moltissimo per l'invito, ma era impegnato fuori sede, per cui avrebbe mandato, ma non ho avuto modo di conoscerlo prima. Comunque lo ringrazio e ringrazio tanto il questore. Grazie Presidente. Grazie Presidente, del bel applauso per Corrado Martini che come di consueto ha aperto questa cerimonia di premiazioni. E buon proseguimento Presidente. Tante premiazioni, dicevamo, dirigenti, sportivi, locali e non solo, ma come la premiazione c'è anche un secondo intervento, ed è infatti l'avvocato Alberto Sponti, vicepresidente vicario nazionale dei veterani dello sport. Vorrei un bel applauso per l'avvocato Sponti che ci raggiunge per il discorso di questo